quel tipo, Cicalone, quello che va a riprendere insieme ad altri amici gli zingari borseggiatori nella metropolitana, lo vediamo in tutte le TV piagnucolare perché gli zingari lo hanno menato. Chiaramente faceva una cosa utile, anche se solo per farsi pubblicità. Però se vai a rompere i coglioni alla gente, sia che si tratti di criminali che di brave persone, poi non ti devi lamentare se ti corcano. Tieniti le mazzate e stai zitto. Forse qualcuno lo ricorderà. Io in tanti anni da ascoltatore della Zanzara non avevo mai detto niente sul mio passato. Intervenivo soltanto per dire qualcosa contro gli zingari. Poi ho fatto la leggerezza di raccontare parte della mia vita al prode Nicoletti. Evidentemente Cruciani ha ascoltato quella trasmissione e ha riconosciuto la mia voce. A parte questo, andare in giro a filmare i rom e avvisare le persone che ci sono borseggiatori può essere utile, ma con questi criminali ci vogliono altri metodi. Io e le mie ragazze qualche anno fa li abbiamo fatti sloggiare da Milazzo. Abbiamo fatto loro un'offerta che non potevano rifiutare. Se per esempio i viaggiatori prendessero una zingara e la buttassero sui binari col treno in arrivo, vedrete che gli zingari sloggeranno per sempre. Buongiorno. Ibride creature dell'aldiqua e sudditi inconsapevoli di ingiuriose calunnie spacciate per verità. Ne avete capito qualcosa? Probabilmente no, perché vi manca la cosiddetta alta conoscenza, o come dicono da queste parti, vi manca un buio. Che poi alla fine, che fine faremo tutti noi? Io, fin tanto che c'è il morning show, mi sento viva, oltre che sciantosa. E voi cosa mi raccontate a suon di rock and roll? Mi raccomando, partite dai dettagli piccanti. Miguel Sommi, il più frocio degli eroi. Compra Miguel Sommi, al prezzo modico di 2,5 filippini. Miguel Sommi, il più frocio degli eroi. Ecco qui la palese dimostrazione dell'italica odierna società giovanile, giovani che hanno ereditato la botteghetta dai genitori, che passano il giorno a dire idiozie, castronerie, cazzate cosmiche mondiali sulla chat. Non vedono l'ora che arrivi le ore 18:30 in punto per prendersi la motoretta e andare a fare 4 salti per dare un po' di movimento al liquido che hanno nella scatola cranica. Questa è la gioventù odierna italica. Signor Ministro, non ho altro da aggiungere. No, signor Vostro Onore, scusi. Comunque non me ne fotte un cazzo, sono contentissimo perché ieri sera ho visto la tappa registrata. Ragazzi, stiamo assistendo a un'era, abbiamo un nuovo fenomeno, abbiamo un nuovo Eddie Merckx, ma questo è più forte di Eddie Merckx. Tadej Pogačar è riuscito a staccare Vinegrad, tappa entusiasmantissima ieri sul Galibier, fortissimo. Questi sono i corridori, vedi, nell'Italia, nello sport, a livello giovanile non c'è più un cazzo, nel ciclismo non c'è più un cazzo, nel calcio non c'è più un cazzo, perché sti giovani non hanno voglia di soffrire, non hanno il mordente, sono delle pappe molle, non abbiamo più niente neanche nel ciclismo. Sex and drug and rock and roll, ta 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 ta, sex and drug and rock and roll, ta 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 ta. Io, Alberto, sto continuando a guardare gli europei, e però ho sentito che la Giorgina ha detto qualcosa riguardo la fanpage, l'inchiesta di fanpage, ha detto fuori tutti i fascisti e i nostalgici dal Fratelli d'Italia, non ci rimane più nessuno, neanche lei. A brutta fame! Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, provax o novax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri.
Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci comunisti, fighe imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai. 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Posso non mare in mano 5-6 al giorno. Se sì, vabbè, ma vai a fare in culo. Morning Show dalle 7 alle 9, è ora di finiamola con sto schifo. Morning Show, noi dobbiamo andare avanti. Adoro quando lo Stallone Maremmano canta con quella sua voce sciantosa più della mia. E poi volevo spezzare una lancia in favore dei giovani come tanta roba. Non è vero che non si sbattono tantissimo. E poi vabbè, è un gran figo. Caro Miguel, la carne è giovane, che ci vuoi fare? Sex and drug and rock and roll. Io l'ho visto Fogacar, mamma mia, spettacolo. È partito all'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna e ha fatto tutta la discesa, tutta, e li ha lasciati dietro. Grande, grande, è un grande, veramente. Non so se equipararlo a Pantani, a Merckx, però grande, 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 grande. Wow. Sex and drug and rock and roll. Buongiorno! 3 luglio 2024, San Tommaso, e ricordate, credere in se stessi è il primo passo verso la soluzione a tutti i problemi. Ciao. Sex and sì. Drug and rock and roll. Allora, ci sono delle mattine in cui non mi volete far iniziare il programma e questa è una di quelle mattine. Avrei potuto metterne altrettanti di messaggi che sono arrivati al 379 24 24 161. Sex and drug and rock and roll. Allora Simone, non andiamo avanti tutta la mattina così, per tu cortesia. Sei partito già da quando sei nato, rincoglionito di un pastorello, tu e il tuo fratello mancante Miguel Sorricchion. Ecco, questo qua ad esempio manda i messaggi non al 379 24 24 161 ma direttamente a Simone Alunni. Allora io introdurrei una tariffa speciale, cioè se volete mandare direttamente i messaggi a Simone Alunni mettiamo 20 euro a puntata, ecco. 20 euro a puntata e poi mandate i messaggi direttamente a lui e avete la garanzia che vengono messi in onda, altrimenti no, altrimenti scelgo io. Per cui Simone, d'ora in poi quelli che ti mandano i messaggi, digli che sono 20 euro, gli dai il tuo IBAN, ti fai pagare direttamente te, non li voglio neanche vedere quei soldi, però alla fine bisogna anche introdurre una versione premium, cioè vuoi essere un interventista premium? Vuoi, lo farò anche col Principe di Zurigo, guardate, dall'anno prossimo se vuole intervenire saranno 100 euro a puntata, ecco, potremmo mettere questa tariffa qua, 20 euro invece se volete mandare direttamente i messaggi non filtrati da me. Madonna, ma, che bella. No, che coglioni, mamma mia. No, ma i soldi vanno direttamente a te, dovresti essere contento, Simone, no, scusami. No, è una non maniera per farti avere un aumento che te lo meriti. No, no, non mi interessa così. No, cioè, non ti interessa. Speculare sulla gente, no. Ricco, è talmente ricco che di notte va a Cattolica e Dio solo sa a fare cosa. C'è chi lo chiama Simoncino, per cui secondo me questo degli scheletri nell'armadio ce li ha, e anche certo. e poi non vuole ricevere più soldi dai nostri ascoltatori. Ma è un uomo rifortunato. No, allora aspetta, non vuole più, cioè non li ho mai ricevuti, e partiamo da questo concetto molto, no, semplice. Beh, insomma, qualcosa da Dubai ogni tanto ma Dubai non è un ascoltatore, cioè attenzione, vabbè, è il padron della baracca, quindi non rompiamo, esatto, i coglioni. Però insomma, gli ascoltatori secondo me potrebbero contribuire direttamente ai tuoi vizi, e chissà cosa combinava Cattolica l'altra notte, questa qua. E sentiamo invece spendevo soldi, va bene, ok, vedi che andiamo faccio girare l'economia, sì, eccolo siamo andati, vediamo, a prendere vestiti, ecco, non eccolo, per i coglioni, sì. E poi a piazzale a Stromonte, chissà cosa combini. Miguel Somi, fammelo sentire.
Uno stallone a mare in mano, tu sì che sei una persona libera. Non sapevo ti piacesse il ciclismo. Comunque questo è più forte di Pantani, perché questo va in salita come Pantani, ma va a cronometro, va sul passo e va anche in volata. Questo è un fenomeno, cioè non abbiamo mai visto nella storia del ciclismo uno che vada in tutte le specialità come questo. Questo qua è bellissimo da vedere, ma come è messo in bici, come si lancia in discesa, pazzesco veramente. Se l'hai visto è uno spettacolo da vedere. Sì. Taddei, guarda, sì, è bellissimo. Sì. Anche quando si lancia in discesa e si schianta sul primo abete che trova, cioè, bellissimo, stare. Meraviglioso. Quello era Fantozzi o Casartelli, ma per darvi l'idea che anch'io il ciclismo lo mastico un po', però da quando ho capito che bisogna avere il farmacista giusto non lo guardo praticamente più. Invece ti lascio un po' di messaggi invece dei nostri ascoltatori. C'è la tizia con la voce sciantosa che è particolarmente attratta dallo stallone mare in mano, e poi per fare media con la tizia con la voce sciantosa il vecchio con la voce di merda che è Vittorio da Stoccarda, e poi quello che ha smesso immediatamente di mandare i messaggi a Simone Alunni quando ha capito che potrebbe dover pagare per questo tipo di servizio extra. No, a me non interessa la versione premium perché adoro essere censurata. Sei il solito stronzo. Tu dovresti pagare gli ascoltatori perché ti fanno stare lì. Perché se non ci fosse più nessuno a partecipare a questa merda di trasmissione, tu andresti seduto fuori a una chiesa a chiedere l'elemosina, imbecille. E sei un solito rabbino, incredibilmente rabbino, pazzesco. Non è ricco Simone soltanto materialmente, ricco d'animo, ecco perché se ne sbatte i coglioni di queste speculazioni terribili che vorresti fare sugli ascoltatori. In più, gli ascoltatori ti fanno il programma, Alberto, e quindi tu speculi su gente che ti fa il programma, incredibile. Gli ascoltatori ti fanno il programma, è in parte vero, è in buona parte vero, però... Insomma, beh, oddio, anche... quello che l'ha detto, ha fatto tutta sta sigla, ragazzi. Sì, sì, perché... L'ha cantata, che... l'ha suonata, certo. È andata in studio a registrare, sì. Poi mi ha portato gli stem e io l'ho mixata. Un eroe totale. Allora, non rompere il cazzo. Non è che gli ho puntato una pistola alla tempia, se l'è sentita anche quell'altro che dice questo programma di merda, però lo ascolti tutte le mattine, capisci? E quindi, ragazzi, c'è poco da fare, andiamo avanti, fammi sentire Letizia Toscano. Alberto, tu hai il modulo giusto, non Spalletti, 4-3-3, e tridente d'attacco è Miguel Somì, Vittorio da Stoccarda e lo stallone mare in mano. Sì, potrebbe essere effettivamente, e poi sentiremo un altro grande bomber di questo programma ereditato dalla Zanzara, che io ho avuto tre eredità fondamentalmente: lo stallone mare in mano che sarà intervenuto tre volte e poi Cruciani me l'ha sganciato come se fosse una specie di bidone dell'umido questo programma qua, poi il legionario che invece è emigrato di sua volontà, e alla fine del programma sentiremo anche il demone scimmia. E sentiamo intanto ancora un altro po' di ascoltatori, dopo per favore fatemi iniziare il programma, va? Visto Alberto, Simoncino ha confermato tutto quello che ho detto, mi ha portato a fare shopping a Cattolica e poi siamo andati a fare il corso di vernissage e di interior design e poi siamo stati in un resort e non ti racconto. Ciao Simoncino. Mi ricordo un altro grande campione di ciclismo eccezionale, credo che abbia vinto 7 Tour de France, Lance Armstrong. Tutto grazie al suo proprio corpo, nessun aiuto, bravissimo. Bello sport, eh? Tu ti meriti un cazzo del culo, baffone, capisci? Tu sei un ingrato, sei una persona che non sa dire cazzo, che bello, divertiamoci. Tu vuoi stare solo sul tuo palcoscenico e mo ti mando a fare in culo. Sex and Dragon. Minchia. Questo qui tra le altre cose ha una gemma in mano, ma non vuole girarmela, che è una sua amica. Lui scorreggia con il culo e ha un'amica che scorreggia con la vagina, il che mi fa venire alla mente puntate immortali del Howard Stern Show, ma anche noi potremo presto avere questo grande special guest. E sentiamone un altro paio, va, il vecchio da Stoccarda e poi quella che non so se c'ha la vagina che gli scorreggia. Cazzo, rimango veramente come dice quello lì, sono rimasto putrefatto. Ho sentito una persona intelligente. Bravo! Beh, ma non è che l'ha prescritto il dottore o il farmacista dei ciclisti che dobbiamo fare il bidone dell'umido della Zanzara. Qui c'è anche della pastura locale.
Sì, sì, per carità. Va bene. Allora, basta parlare di questo programma. Sono cose un po' autoreferenziali. In realtà, Linus lo fa, che è uno dei programmi più ascoltati di quella fascia lì in Italia, credo fosse il più ascoltato, lo fa continuamente. Di parlare, è l'unico programma che parla di se stesso per maggior parte del tempo che non di altri temi. Ma sentiamo invece Alessandro Barbero, ma non Alessandro Barbero nei suoi podcast, tra i più ascoltati in Italia insieme con Luca Bizzarri. Alessandro Barbero no, questa volta non parla di storia, parla invece di diritti del lavoro, non diritti del culo come invece fanno Zan, La Schlein e compagnia per un mese all'anno. Barbero ci annuncia che ha firmato con la raccolta firme della CGIL. La CGIL promuove 4 referendum popolari per dire basta a un lavoro povero, precario e vulnerabile come quello che vediamo dappertutto intorno a noi oggi. 4 referendum per tutte le persone licenziate ingiustamente e che non hanno potuto lottare per essere riassunte o che hanno avuto indennizi da fame, dalle aziende. Per tutte le persone a cui si continuano a proporre contratti a termine invece di un'assunzione stabile. Per tutti quelli che hanno subito infortuni sul lavoro e non hanno ottenuto risarcimenti dalle ditte in appalto o in subappalto per cui lavoravano. Perché il lavoro torni a essere nel nostro paese tutelato, dignitoso, stabile e sicuro. A me sembra che valga la pena di firmare, perché le condizioni del lavoro in Italia e non solo in Italia oggi sono davvero uno dei grandi drammi a cui dobbiamo far fronte. Vabbè, è un grande dramma sintetizzato con maggiore verve invece da Tommaso Montanari. Ho firmato il referendum perché sono antifascista e il modo migliore per battere il fascismo è attuare il progetto della Costituzione. Col Jobs Act avevamo preso l'articolo 1 della Costituzione e l'avevamo buttato nel cesso, se posso esprimermi come si deve. Invece l'unico modo di battere i fascismi e battere il consenso che c'è verso quello che non è democrazia è dimostrare che la democrazia ce la può ancora fare, cioè che la democrazia è dalla parte delle persone, dei lavoratori e delle lavoratrici. Allora Barbero deve soltanto andare a fare in culo questo comunista di merda. La CGIL ha rovinato la classe operaia e questo stronzo di merda va a raccogliere la monnezza, imbecille, comunistaccio di merda. Insomma, trattare così uno dei principali divulgatori del nostro paese non mi sembra una cosa bella. Però di fronte a tutto ciò la gente non discute della raccolta firme della CGIL, delle condizioni del lavoro, degli stipendi più bassi d'Europa in proporzione. Negli ultimi 20 anni abbiamo perso un terzo di PIL pro capite, per esempio, rispetto alla media europea. No, la gente discute di calcio o di ciclismo. E allora sentiamo ancora quello che preferisce parlare di ciclismo piuttosto che di lavoro. E poi invece Adani, che è un ex giocatore di calcio e che è un grande commentatore, grande, insomma un popolare commentatore di Rai Sport, però prima il ciclismo e poi il calcio, perché di questo siamo fatti. La Repubblica Italiana fondata sul lavoro dovrebbe essere cambiato con la Repubblica Italiana è fondata sul calcio e poi quando l'Italia esce dagli europei sul ciclismo e sul tennis. Sentiamo questo che parla di ciclismo. Ma si vede che non capite un cazzo di ciclismo. Intanto Lance Armstrong è nato come passista, ha vinto solo un mondiale in linea e poi si è trasformato, è stato preso sotto custodia dei famosissimi dottori dell'epoca, ha vinto 7 tour e ha vinto solo quelli. Taddei vince tutto, vince tutte le gare da aprile a settembre, non c'entra un cazzo. E poi il ciclismo adesso con il passaporto etico è lo sport più controllato, è lo sport dove gli atleti si offrono di essere controllati. Trovatemi uno sport che è così controllato, trovatemi anche uno sport dove non si usa l'apporto scientifico, eh? Vogliamo andare a vedere la Spagna dei 4 anni fa che correva fino al 95esimo? Dai, su, non fate ridere Miguel, cazzo! Non fate ridere Miguel, ridiamo invece con Adani, anzi piangiamo probabilmente, perché sostiene anche lui, che io considero uno che non è che dice sempre delle genialità, ecco, diciamo così, in qualche maniera questa volta l'ha beccata tutta, cioè l'Italia è fondata sul calcio. E quanti eravate ieri sera su Rai 1 a vedere Portogallo-Slovenia?
Eravate 5 milioni e mezzo, abbiamo fatto il 32%, il 44% di share quando ci sono stati i calci di rigore. Lo sapete perché? Perché noi siamo un paese che trasuda e sanguina calcio, con ancora le ferite aperte per la nazionale italiana. Dopo la debacle, il fallimento, la disfatta, la sconfitta, le critiche, l'amarezza, la frustrazione, eravamo lì, tutti insieme, ancora trascinati dalla passione futbolera, questo amore viscerale che ci prende da dentro e si rinnova, si rigenera costantemente grazie a quella palla che rotola. Questo è il nostro paese e sappiamo andare oltre attraverso le imprese, gli eroi, gli antichi totem. A proposito, la mania futbolera. E poi Adani dice a proposito e ti racconta la storiella strappalacrime del miliardario che piange perché ha sbagliato il rigore. Senti la storiella strappalacrime raccontata da quello che ti racconta della mania futbolera, battendosi il petto, facendo i video. La cosa incredibile è che uno dei più visti della giornata di ieri è Adani. In questo paese in cui non funziona un cazzo, noi ci facciamo raccontare della mania futbolera e della storiella triste di Cristiano Ronaldo. La storia di Ronaldo che sbaglia un rigore piange molto di più di una parata dal dischetto di un rigore sbagliato, eh? È il significato più profondo di questo sport. Quando una delle sue leggende più amate e celebrate nel pianeta sbaglia e piange, alla fine chiede scusa alla propria gente, però si ripresenta dal dischetto come primo e fa gol al portiere che gliel'aveva parato una spanna dal palo. Senza queste imprese noi saremmo poco. Senza queste storie credo che noi non saremmo nulla, perché è l'emozione che ci viene generata da questi eventi, queste imprese, queste figure che ci rinnova costantemente un amore che non finirà mai. Possiamo solo ricambiare facendo una cosa, facendo calcio. Mamma mia Dani, veramente un fallito. Ma levati dai coglioni, cretino, tu, il ciclismo, lo sport. La gente vuole mettersi a tavola a mezzogiorno e avere un piatto da mangiare, pezzo di stronzo. Ma che me ne fotte del ciclismo, imbecille! Nell'Italia, nello sport, a livello giovanile, non c'è più un cazzo. Nel ciclismo non c'è più un cazzo. Nel calcio non c'è più un cazzo. Perché sti giovani non hanno voglia di soffrire, non hanno il mordente, sono delle pappe molle. Non abbiamo più niente neanche nel ciclismo. Andate a fanculo. Credevate di ascoltarvi tutto il podcast. E invece questo è l'antipasto, che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti. Ma per continuare ad ascoltare la puntata, devi abbonarti. Cioè clicchi sul link successivo, quello con il lucchetto, quello con scritto a pagamento, e paghi. Se no, ascolti solo gli antipasti.